Il Manfredonia Calcio batte la Nuova Daunia Foggia per 3-0 ed arriva all'undicesima vittoria stagionale, settima consecutiva. Un Manfredonia non bello quello visto al Miramare quest'oggi, ma sicuramente molto ma molto cinico. Infatti i tre gol sono frutto soprattutto della superiorità dal punto di vista tecnico dei sipontini rispetto agli ospiti foggiani. Veniamo alla cronaca. Al quinto minuto il Manfredonia è subito pericoloso su un calcio d'angolo. La palla arriva al possente difensore Ola che di testa impegna il portiere ospite Lagatta. Nono minuto, Recchia mette una bella palla al centro per l'attaccante biancoceleste Santoro che si scontra con Lagatta. L'arbitro, la signora Paparella di Bari, fischia il calcio di punizione per il Nuova Daunia Foggia. Quattordicesimo minuto, gli ospiti per poco non vanno in vantaggio, lungo lancio per De Paulis che solo in area perde l'attimo propizio per battere a rete e la difesa sipontina libera. Diciannovesimo, Manfredonia pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla giunta a Simone, il cui tiro impegna il portiere ospite Lagatta. 23esimo è il momento del vantaggio biancoceleste, calcio di rigore per l'alternamento di Stoppiello. Sulla palla il capitano del Manfredonia trotta che trasforma. Al 40esimo contropiede del Manfredonia con Trotta, il suo traversone viene intercettato dalla difesa ospite. Ultimo minuto del primo tempo, è il momento del raddoppio, bella manovra per il Manfredonia in avanti con Simone, dalla sinistra si libera di due difensori, passa la palla a Stoppiello che trafigge il portiere ospite. Nella ripresa al secondo minuto è Santoro per Trotta in aria che tenta un difficile pallonetto, ma la palla va oltre la traversa. 22esimo, Recchia fa tutto da solo, sulla destra prende palla sulla linea di fondo, si libera di due avversari, poi fa partire un tiro che termina di poco al lato. Sul capovolgimento di fronte sono gli ospiti ad essere pericolosi con Acquaviva, con un pericoloso tiro di poco alto. Al 25esimo Santoro sbaglia una ghiotta occasione, gran palla servita da Trotta ma il numero 9 sipontino cespica e perde il tempo per battere a rete. Al 27esimo minuto della ripresa è il momento del gran gol di Pasquale Trotta che prende palla da tre quarti, entra in area e da solo dopo aver dribblato un difensore fa passare la palla sotto le gambe del portiere ospite per il 3-0 definitivo. Con la doppietta di oggi il Pasquale Trotta raggiunge 21 gol in 11 partite. Il Manfredonia Calcio ora sale a 33 punti in classifica e domenica prossima sarà ospite dell'Ideale Bari.